Quanti di voi hanno visto il film Matrix? Penso molti, ma per coloro che non hanno visto il film Matrix, c'è una scena proprio all'inizio dove al personaggio principale vengono mostrate due pillole, una blu e una rossa, e deve fare una scelta. Se sceglie la pillola blu si addormenterà e quando si sveglierà le cose saranno esattamente come sono sempre state. Se sceglierà la pillola rossa alla fine scoprirà la verità. Oggi sono qui per darvi la pillola rossa. Quindi, com'è la matrice? Ve lo mostro. Ora, malgrado quello che potete pensare, questi due cerchi non sono uguali. Ripeto, non sono uguali. Uno, infatti, è più grande dell'altro. Quello che ho bisogno che voi facciate è determinare qual è di questi. Quindi, per favore, alzino la mano quelli che pensano che il cerchio blu è più grande di quello rosso. Bene. Alzate la mano se pensate che il cerchio rosso è più grande di quello blu. Molto bene. Prima che dica qualsiasi cosa su questi due cerchi, qual è il primo istinto? Che sono uguali, giusto? Perché sembrano uguali. Il fatto è che sembrano uguali perché sono uguali. I due cerchi sono identici. La ragione è che vi ho fatto alzare la mano per farvi dire che non lo sono. Che cosa avete imparato? Che potete essere manipolati così, per credere a qualcosa che va contro il vostro istinto naturale. Immaginate semplicemente, immaginate che a una creatura venga insegnato che il cerchio blu è più grande di quello rosso. Se ve lo ripetete molte volte vi convincerete che è verità. Se raccontate una menzogna parecchie volte, diventa parte della vostra realtà. E se a tutte le persone viene raccontata questa bugia che il cerchio blu è più grande di quello rosso, allora diventa parte della cultura. E se questa cultura poi viene passata come disinformazione alla futura generazione, ecco che diventa tradizione. La matrice è la storia. E se una storia viene raccontata parecchie volte a tutte le persone, diventa parte della loro cultura, diventa la loro tradizione. Questa storia viene raccontata continuamente ogni santo giorno. La Terra è piatta o tonda? È tonda, ok. Ora come possiamo dimostrare questo? Andate sulla riva del mare. Andate sulla riva del mare. Guardate, la nave si allontana. Non sparisce tutta insieme. Prima sparisce la parte sotto. Vedete che la parte sotto è sparita e adesso la vedete a metà e poi sparisce interamente. La nave tornerà, non è caduta dal tavolo. Le persone hanno capito che il mondo è curvo. È una grande curva, ma è curvo. Quindi il processo per testare e affermare se il mondo è piatto o tondo è quello che si chiama scienza. I tre piani della nave mostrano la sommità di una forma ad U che rappresenta un terzo del livello dall'acqua. In questo momento è quasi invisibile ad occhio nudo. La nave sembra che sia appoggiata sull'orizzonte. L'immagine della nave è diventata offuscata, ma riusciamo ancora a vedere le sue onde all'inizio della riflessione della linea a specchio. La linea a specchio è il livello dell'acqua della nave e la proporzione della nave rimane la stessa. E qui sappiamo che la nave fa un'altra virata. Non è più diritta a noi, ma ha fatto un leggero angolo in direzione ovest. Questo significa che la nave si trova ad una distanza di circa 18 chilometri. Qui si vede il punto di colore giallo. Se si considera il passaggio dell'imbarcazione a motore, da questa angolazione non vediamo solo il punto di rifrazione dell'acqua, ma anche la linea nebbiosa che si trova appena sopra la superficie. La nostra nave ha iniziato a somigliare ad una pittura impressionista, ma da quanto abbiamo detto all'inizio, la nave anche in distanza mantiene le proporzioni fino al di sotto della linea di foschia e continua ad alzarsi. Il passaggio di un motoscafo amplifica il fatto che è più basso del miraggio della linea della nave, che viene interrotto dalla linea frontale
Ed inoltre, vedete quanto è diventata piccola la nave in paragone. Una chiatta passa davanti alla nave mentre si accinge a raggiungere il punto 9. Notate come le onde creano altre onde che appaiono e spariscono fra la linea di riflessione. È molto chiaro che in questo momento la nave è invisibile ad occhio nudo. Qui la larga nave passa sopra ed oltre il punto verde indicato col numero 9 del canale. Questo punto lo possiamo vedere qui nella nostra carta. Significa che la nostra nave si trova approssimativamente ad oltre 25 km di distanza. Anche se molte delle navi sono soggette a distorsione, la megastruttura metallica della destra delle ciminiere resta perfettamente visibile e chiaramente visibile a livello. Zoomiamo ancora indietro, giusto in caso che qualcuno pensi che non siamo in vista diretta. Un piccolo motoscafo passa sulla rotta della nave sopra la linea specchio. In questo momento la nave passa sopra ed oltre il punto rosso numero 10. La nave ha un pescaggio sufficiente che la tiene costretta a rispettare il canale ed ora si trova ad una distanza di circa 33 chilometri. Una piccola imbarcazione con la prua sopra la linea a specchio eclissa la grande e lontana nave. In questo momento la grossa nave è diventata un piccolo puntino sbavato. Zoomo nuovamente indietro per testare quello che ho registrato riguardo alla curvatura. Ed ho avuto successo, dopo aver provato nuovamente che non sono in grado di identificarla. Sono passati 5 minuti dal passaggio del punto numero 10. E mi rimangono altri 5 minuti di registrazione dove la nave è ancora visibile. Mi chiedo quanto ancora è andata oltre la nave, ma se sta muovendosi ad ovest o a sud. Ovest da prima ha fatto un'ulteriore virata e infatti ora è molto più lontana di 37 chilometri. State ingannando voi stessi, è solo fantasia, esiste solo nella vostra testa.